Questa volta contento? Contento di passare il turno, che non era facile. Anche noi non abbiamo fatto tanto gioco. Io penso che abbiamo giocato lungo per cupone, è giusto sfruttare quelle situazioni, però si può giocare anche portando la squadra in avanti insieme. Cupone però ha risposto bene. Lui è questo, si butta, va, quando va è difficile che gli altri lo capiscono. È un'opzione in più adesso per le prossime partite? Per lei o l'11 è quello che avevamo già visto? Bisogna vedere, spero che non si è stancato tanto e per domenica che sarà a disposizione. Chiaramente la domanda la devo fare, Zeman. Foggia, Pescara, adesso deve rispondere. Foggia-Pescara, non me l'aspettavo che Foggia arrivava, ma visto che è arrivata vuol dire che c'è i meriti. Poi io a Foggia sono stato tante volte, penso più di 7 anni, e mi sono trovato bene in città, sul campo avevo qualche problema. Anche per un uomo duro come Zeman caratterialmente, Foggia-Pescara non può lasciarla indifferente. Vabbè, c'ho tanti amici a Foggia, poi tanto tiferanno contro di me, quindi non sono più amici. Una domanda da studio e poi liberiamo il tecnico biancazzurro, Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. Che rivolgiamo naturalmente Fabio al mister. No, la mia non è una domanda, gli faccio i complimenti mister per la gestione che hai avuto con Marco Delle Monache, perché tu sei maestro in questo, gli hai dato bastone e carota e si stanno vedendo i frutti alla grande. È chiaro che ha dei meriti, però secondo me più i meriti sono sì. I tuoi. Ferraresi fa i complimenti per la gestione di Marco Delle Monache. È chiaro, dice Ferraresi, che il giocatore ha qualità, ma grandi meriti l'allenatore. Penso che poteva fare di più anche oggi, perché qualità ce l'ha e bisogna che riesce, specialmente in queste partite che sono importanti. Faccio l'ultima, brevissima, un suo giudizio sull'operato dell'arbitro. Non mi riferisco tanto al rigore perché ci sono le immagini, quanto alla gestione dei cartellini. Penso che ne abbiamo presi troppi per falli che non sono ad ammonizione, ma fa fischiato, sono arbitri che decidono e purtroppo abbiamo subito. Ora abbiamo, penso, 3 squalificati per domenica e spero che non pesano.